degli assetti, degli ambienti, degli spazi, e per capire oggi cosa è oggi l'esperienza del viaggiatore, l'esperienza, questi luoghi cambiano, e loro analizzano anche le relazioni fra interno ed esterno, cioè che è sempre una zona un po' grigia, una zona un po' molle in tutte le città, una zona un po' problematica, è quello che avviene all'esterno, per esempio, delle stazioni. I rapporti fra interno e esterno, i rapporti fra le stazioni e le parti di città più consolidate, gli effetti che le stazioni danno anche su certi quartieri, perché poi le stazioni sono punto di ritrovo di varie tipologie di persone, sono dei punti di riferimento anche simbolici, anche nell'identità, per esempio, delle persone immigrate. Le stazioni sono sempre luoghi di arrivo, luoghi di appuntamento, eccetera, eccetera. Loro hanno studiato anche questa relazione e anche come dovrebbero cambiare questi spazi esterni rispetto alle stazioni, come dovrebbero adattarsi e riconfigurarsi anche a queste nuove domande di mobilità emergenti, cioè per esempio il fenomeno Flixbus, tutto questo nuovo boom che c'è stato negli ultimi anni anche tra nord e sud degli spostamenti, con questi diciamo corriere, autobus, che hanno ripreso questi scambi, e quindi spesso le stazioni, l'esterno della stazione, sono anche capolinea di queste nuove forme della mobilità. Le esterni della stazione sono i punti di appuntamento delle badanti, di questi pulmini che attraversano l'Europa e portano merci per le badanti o le badanti stesse, e quindi se analizziamo ad una scala fine vediamo tante di queste popolazioni molto eterogenee, molto diverse, che domandano ciascuno dei luoghi, diciamo, per una domanda di luoghi, diciamo, adatti a queste nuove esigenze. E quindi l'invito intanto è osservare, quando vi spostate, anche i corpi di queste persone, che spesso sono a disagio perché ci sono scale, perché non ci sono punti dove appoggiarsi, dove non ci sono panchine per fermarsi. Cioè l'ottica corporale di osservazione ci dice i bisogni di questa persona, di persone che magari sono stanche, di persone che avrebbero bisogno di ambienti confortevoli, di ambienti silenziosi, dove anche poter lavorare, telefonare, eccetera, eccetera. Quindi c'è una nuova domanda legata a questi luoghi che vede delle domande anche intriganti per i progettisti, secondo me, e di come potrebbero configurarsi anche per il futuro questi luoghi. Adesso con il Covid è tutto fermo, però ovviamente la mobilità era sempre in crescita, tutti noi ci spostiamo sempre di più, ci spostiamo a raggi sempre più vasti e così via. Allora, Zampierò, si è visto o non si è visto? Sì, io c'è. Ci sono, c'è non so se mi senti. Ah, ci sei, la Z di Zorro, sì, c'è. Ecco. Z di Zorro. Poi... La Zanotto, c'è la nostra tesista, Michela Zanotto, ci sei? Ha detto che forse si collegava. No. Vabbè, allora per adesso non c'è. Chi inizia di voi due? Io, Graziano. Allora inizia Graziano, possiamo andare avanti un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Allora, vai, ringraziamo i ragazzi per la presenza e inizia Graziano. Sì, avvio un attimo la condivisione. Allora. Vedete, giusto? Io vedo. Si vede. Okay, ragazzi, perfetto. Vedete? Sì, sì, vediamo. Ecco. Perfetto. Allora, da spazi di transito a luoghi di condivisione. Quindi già in questo titolo c'è un po' anche riassunto molte delle osservazioni che loro faranno e un po' quello che vi dicevo prima. Potete andare, ragazzi, via. Sì, allora,
Vabbè, innanzitutto ovviamente buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Siamo entrambi urbanisti e laureati allo UAV e questa società appunto Città Sotto Scacco e collaboriamo con la società Howd Apple Coughing, che è una delle principali società di pianificazione e progettazione della mobilità e dell'accessibilità nei Paesi Bassi. E oggi appunto parliamo delle stazioni e soprattutto diciamo di quella che è la connessione e la connessione che c'è tra la città e le stazioni. E quindi vediamo quello che di solito noi pensiamo che le stazioni sono solo degli spazi di transito, di mobilità, ma in realtà appunto sono degli spazi pubblici, quindi dei luoghi di condivisione. Vediamo in generale quello che è, quelli che sono i temi trattati in questa presentazione e parleremo appunto di quello che è il nostro studio, il nostro progetto Living the Movement. Parleremo di quella che è la società in movimento, la società contemporanea in cui ci troviamo e di cos'è realmente da vicino una stazione, ovvero come polo del network urbano e territoriale. E poi vedremo alcuni di quelli che sono gli strumenti per rendere lo spazio pubblico e ovviamente più in dettaglio le stazioni e il proprio spazio e un luogo della città che sia vivace, vivibile e amato, diciamo, dal punto di vista dell'identità. E quindi vibrant, livable, lovable. Ci sono diversi strumenti che presenteremo, il TOD, che cos'è il TOD, il placemaking, soprattutto in queste aree, le stazioni viste come hub, le stazioni smart, così come conosciamo molte cose smart in questo periodo, e diciamo tutti quelli che sono i processi che sono dietro a queste trasformazioni. E alcuni casi europei che abbiamo studiato e analizzato. Benissimo. Sì. Allora, Living the Moment, perché questo nome per descrivere appunto le stazioni? Perché le stazioni sono dei luoghi del movimento. Metto un attimo le cuffie. Dei luoghi del movimento solitamente vengono percepite soltanto come dei luoghi dove ci sono i trasporti, dove c'è la mobilità e basta, ma in realtà sono dei luoghi della città, sono i luoghi quasi centrali, i nuovi centri delle nostre città, delle nostre società, e attorno alle stazioni c'è tutto il ragionamento, un processo di trasformazione che comprende tutta questa nuvola che vedete qui, che ovviamente non so spiegare parola per parola. Ma diciamo, le stazioni, così come ogni luogo urbano, deve avere un senso deve avere un'identità propria. E la stazione soprattutto è il centro della multi-locality, ovvero di una società che è sempre più in movimento e che non è basata più soltanto su un luogo, cioè ovvero una persona può vivere in un luogo, lavorare in un altro, e ha più, diciamo, identità all'interno della società. E le stazioni sono appunto il cuore di tutto questo. Living the Moment, appunto, come ho detto, è uno studio che riguarda i grandi poli del movimento, e in questo caso appunto le stazioni, e di cosa parliamo? Parliamo appunto del rinnovo e della riorganizzazione, leggiamo qui, dei nodi urbani e dei trasporti nella prospettiva di una loro valorizzazione come nuovi poli della città, appunto per una società contemporanea in movimento. Quindi appunto nuovi poli per una nuova società. E questo ovviamente non è un processo che ci siamo inventati noi, ma è un processo che è avviato in diverse città europee e tratta il cambiamento non soltanto delle stazioni, ma di tutto il tessuto urbano circostante. E gli obiettivi in generale di questo studio riguardano principalmente i processi che sono dietro questa trasformazione. E noi due, diciamo, siamo degli urbanisti e quindi siamo al centro di diverse figure che trasformano e rielaborano proprio i luoghi, quindi architetti, ingegneri, sociologi, eccetera. E noi appunto ci occupiamo proprio di quelli che sono i processi dietro queste trasformazioni. E qui appunto cerchiamo di analizzare quelli che sono i processi per l'integrazione del sistema urbano con quello che sono il sistema di questi poli e la mobilità. E appunto per chi, per quali utenti e per quali attività.
Questa foto sicuramente fa impressione in questo periodo, ma è proprio di questo periodo, ovvero è la fuga da New Delhi, Mumbai, ovvero appena è successa, diciamo, si è avuta il lockdown in India, si è avuto praticamente quello che è successo qui con Milano, oppure Parigi, Londra, Wuhan, ovvero la fuga dai poli attrattori di quel paese, dei paesi. E quindi questa foto rappresenta appunto quello che è la multilocality, ovvero una società che ha degli individui che vivono in un luogo, ma svolgono delle azioni e delle funzioni in territori completamente diversi. Una persona appunto può vivere ad esempio qui in New Delhi e può lavorare a Mumbai, ad esempio. Scusa, allora questo, un secondo, questo concetto multilocality, segnatelo, è un concetto della società contemporanea, che poi anche, cioè vuol dire anche pluridentità, come ha detto. Ma anche voi che siete studenti fuori sede, ed abbiamo già analizzato anche qualche caso, quella di Brescia, eccetera, eccetera, anche voi iniziate a essere un po' multilocality, cioè ad avere pluri appartenenze, pluri identità, non identità, quelle non ci interessano da certi punti di vista, ma pluridentità, diciamo, di relazioni, pluridentità, non so. Come vi dicevo, diversi negozi, diversi reti di relazioni, diverse persone, diverse mentalità a cui bisogna adattarsi ogni volta, diversi servizi che si utilizzano e così. Vivere in più luoghi sembra essere una caratteristica di questa società contemporanea. Avanti. Sì. Allora, ovviamente questa caratteristica ha ovviamente uno specchio in tutto quello che è il vivere contemporaneo. Noi abbiamo oggi delle città in continua crescita, quindi una crescita della popolazione e dell'urbanizzazione. Abbiamo una crescita ovviamente della mobilità, che sia appunto locale e sia territoriale, come abbiamo visto. E sappiamo tutti che c'è uno sviluppo delle tecnologie, che questo comporta poi un cambiamento poi della socialità anche urbana, quindi del vivere nella città, e che porta poi un grande schema logistico completamente diverso. Immaginiamo l'e-commerce. Questo qui che vediamo dietro è un ufficio postale in questi giorni, ovvero tutti noi siamo stati abituati ad ordinare in questi giorni merce o qualsiasi bene da internet, e questo ha delle criticità sul sistema urbano. E aggiunge delle problematiche sulla sicurezza, aggiunge dei conflitti di traffico e di congestione, e ovviamente porta poi a dei problemi di sostenibilità, una sostenibilità generale di questo sistema, sia dal punto di vista ambientale, sia sociale, ma soprattutto economico. L'Unione Europea ha stimato che questo tipo di inefficienze può comportare una perdita dello 0,7% del PIL anche. Torniamo appunto all'interno di quelle che sono le stazioni, e con questa foto, e questa foto, diciamo, rappresenta Harry Potter, ci ha fatto compagnia in questa quarantena, e in Harry Potter, così come la nostra società, le stazioni rappresentano un cambio da un contesto ad un altro contesto, ovvero immaginiamo appunto Harry Potter passava dal contesto degli umani e dei babbani al contesto dei maghi. Per noi la stazione è il passaggio da un contesto urbano ad un altro contesto urbano, oppure da un contesto urbano ad un altro contesto più vasto. Questa qui è la stazione di Edimburgo. Da noi in Italia non ci sono i tornelli, ma appunto l'ingresso stazione è quasi percepito come il cambiamento da una realtà ad un'altra. Quindi la stazione ha un valore proprio nel nostro movimento, e come l'ho raccontato, sembra quasi che il viaggio solitamente è un evento, ma in realtà il viaggio come evento, lo leggiamo qui, trova ormai poca rispondenza nei modi d'uso del servizio, che sono proprio di un'utenza in gran parte abituale, chi usa il treno per spostamenti quotidiani o comunque sistematici, che arriva alla stazione con mezzi diversi e provenienze
estremamente diversificate già in possesso di titoli di viaggio. Ovvero, prima, se noi pensiamo a quelli che sono i viaggi dei nostri nonni o delle precedenti generazioni, pensiamo ad un viaggio per spostarsi, ad esempio, definitivamente da una città ad un'altra, ma non l'utilizzo del treno come mezzo per spostarsi così in modo abituale. E oggi anche il semplice acquisto del biglietto viene fatto attraverso lo smartphone in modo molto semplice, con un clic tu hai il tuo biglietto. Quindi tutti alcuni passaggi che ti fanno vivere il viaggio come evento sono quasi superati. E di qua vediamo il senso della mobilità di oggi, ovvero prima avevamo con lo schema tradizionale la mobilità, avevamo che ognuno possedeva la propria auto, la propria bicicletta, il proprio motorino, e piano piano il trend è quello che ognuno ha sul proprio cellulare la possibilità di prenotare, ad esempio, una bicicletta del bike sharing oppure un'auto del car sharing. Il futuro sarà ancora diverso, ovvero abbiamo un unico menu, un'unica app che gestisce tutta la mobilità di un territorio, immaginiamo di tutta Italia, attraverso un unico click, ovvero il sistema ti dà un'informazione, non ti dà soltanto il mezzo di trasporto, ma ti dà il servizio e ti fa quasi cambiare il comportamento del tuo viaggio. Quindi vediamo qui che oggi non è più l'importante, non è più importante soltanto l'intermodalità, ma è importante proprio concepire la mobilità come un servizio. Ritorniamo quindi all'interno delle stazioni, e questa foto rappresenta al massimo quella che è una stazione, ovvero in questa foto vediamo una famiglia che va in viaggio per una settimana. Vediamo lo studente che torna tipo il fine settimana dall'università nella propria città, e vediamo il businessman con la valigetta che appunto si sposta in modo abituale all'interno di quella stazione. Tutto questo ovviamente chi gestisce i nostri treni, i nostri compagni Trenitalia e Italo, conoscono bene ovviamente i comportamenti delle persone all'interno delle stazioni e mettono a disposizione una serie di servizi. Vediamo qui appunto quello che è il Launch Club Italo, oppure la Sala Freccia, dove appunto ci sono dei servizi che quasi non immaginiamo per una stazione. Una stazione la immaginiamo come un luogo veloce, ma in realtà Italo, ad esempio, e Trenitalia, mette a disposizione dei divanetti per quasi fermarsi lì e vivere appunto quello spazio in modo diverso. Allora, qui ci sono alcuni dati rilevanti che abbiamo riportato, e ci sono Roma, Milano e Napoli, e le tre città metropolitane un po' più popolose d'Italia, dove vediamo appunto 4-3 milioni di abitanti. Vediamo le piazze principali con una capienza durante i grandi eventi, appunto, quindi non tanto in questo periodo, di 70-80 mila persone. E la stazione centrale, le stazioni centrali hanno 3 volte questi numeri, e quindi ogni giorno nelle stazioni centrali passano persone come se fosse un grande evento all'interno di una piazza centrale della città. Quindi la stazione ha un peso all'interno della città e ha un valore. Qui vediamo un po' le stazioni, quelle che sono dall'alto. Vediamo sulla destra Padova in alto, e in basso Venezia Mestre, e a sinistra vediamo Roma Tiburtina. Tutte queste stazioni hanno in comune che il fascio binari praticamente taglia in due la città e divide in quartieri completamente diversi, e appunto segna la città. Vediamo Roma Tiburtina, c'è il Nomentano, c'è Pietralata, che sono due quartieri completamente opposti urbanisticamente. E per l'Arcella Padova c'è l'Arcella appunto a nord, il centro di Padova, che ovviamente è il centro, dopo la stazione sembra quasi finita la città, e poi Mestre e Marghera, che sono due quartieri completamente diversi. E appunto
la stazione come polo del network urbano e territoriale. Quali sono le criticità? Ci sono tanti valori, tanti vantaggi, ma ci sono alcune criticità, ovvero il contesto della stazione appare spesso come area di degrado fisico e sociale, ovvero quell'area, immaginiamo appunto quella che è la stazione di Mestre o una qualsiasi stazione, passeggiare di notte a fianco a quella stazione è un po' difficile. Poi un'area di margine di transito poco sicura e perciò poco attraente per la clientela ferroviaria e l'utenza urbana allargata. Questa cosa è un qualcosa che va contro quelli che sono i principi anche gestisce i treni e le ferrovie, perché loro hanno bisogno di molta clientela e se la stazione non è attrattiva ovviamente è un problema per loro. La stazione poi sembra essere un margine invalicabile e la stazione sembra il termine di una sequenza spaziale. E pensiamo di nuovo a Padova, alla fine del corso che porta dalla stazione al centro dopo la stazione appunto c'è il margine della città, quasi la nuova porta. La condizione morfologica, luogo fortemente specializzato e logica del tutto infrastrutturale e settoriale, ovvero appunto ci risiamo, se qualcuno pensa alla stazione pensa come luogo dove ci sono i treni e basta, ma non come luogo urbano. Il retro della stazione si presenta come un fronte, ma con strutture eterogenee spesso che contraddicono l'unitarietà e l'organicità, ovvero il retro non è come il fronte, di nuovo Padova, il lato Arcella e il lato centro è completamente diverso, quasi non sembra la stessa stazione. I percorsi trasversali e binari non hanno le caratteristiche spaziali di un percorso urbano. Immaginiamo appunto percorrere trasversalmente tutti i percorsi che ci sono sotto il Milano centrale, sembrano quasi delle gallerie di autostrada, non sembrano dei percorsi urbani. E questa è l'ultima cosa interessante, il terminal dei trasporti pubblici si attesta quasi esclusivamente sul fronte. E ad esempio Bologna centrale e quasi tutte le altre stazioni, il terminal del bus è sul fronte, sul retro non c'è quasi mai niente. Non va avanti, ok, ci sono. E, appunto, se possiamo dividere tutte le persone che sono dietro appunto questi movimenti, li riusciamo a dividere in due grandi insiemi, ovvero gli stakeholders e gli utenti appunto di questo mezzo di trasporto. Ovvero gli stakeholders sono chi gestisce l'infrastruttura, i gestori del trasporto ferroviario, e l'elenco che vediamo qui, e hanno due obiettivi principali in comune, ovvero avere maggiori utenti del trasporto ferroviario, l'ho detto prima, e devono avere una qualità del servizio in generale. Dall'altra parte gli utenti appunto scelgono questo mezzo di trasporto se il percorso per arrivarci è facile, quindi è semplice, loro non devono pensare più di tanto, se è veloce e quindi nel proprio spostamento non incide più di tanto quel percorso, e se è economico non soltanto dal punto di vista finanziario appunto dei soldi, ma anche e soprattutto proprio delle risorse in generale della persona. Quindi immaginiamo che una stazione si trovi alla fine di una grande salita, ovviamente è un dispendio molto grande, molto importante, quindi la persona non sceglierà quel mezzo di trasporto. E se scelgono appunto quel trasporto pubblico sono vincolati o non vincolati, è per dovere o piacere, e sono utenti o clienti, ovvero vincolati o non vincolati, immaginiamo appunto un viaggio da Roma a New York e sei vincolato al trasporto aereo. Dovere vi essere piacere, verso un piacere, immaginiamo appunto quello che è un viaggio di piacere, oppure il dovere andare a lavorare all'università, e utenti verso un cliente, ovvero se queste persone subiscono quel trasporto pubblico o sono dei clienti che scelgono di loro polso quel trasporto.
E alla base appunto della pianificazione dei trasporti, alla base di questa scelta, ci sono tre fattori importanti: il costo di quel trasporto, il tempo che ci impiega quel trasporto per da A a B, dal tuo punto A al punto B, e il comfort. Il comfort è quell'elemento principale, soprattutto per la progettazione e per la pianificazione appunto di questi spazi. E qui vediamo NS, che è la società è la nostra Trenitalia per l'Olanda, la società che gestisce appunto il trasporto ferroviario in Olanda, e quando pensa alla progettazione delle stazioni, parte dalla piramide di Maslow, ovvero la piramide di bisogni applicata alla progettazione delle stazioni. Quindi, cosa significa? Significa che il movimento all'interno delle stazioni è un movimento come esperienza, però dividono gli utenti di quella stazione, i clienti di quella stazione, in due parti, ovvero tra chi è fermo all'interno della stazione, quindi aspetta il treno o aspetta un parente che arriva o un cliente che arriva, e chi si muove all'interno della stazione perché è in ritardo e fa una corsa. Quindi entrambe le persone vogliono quel luogo, in generale il luogo pubblico, che deve essere sicuro e deve essere affidabile. Poi, se le persone appunto iniziano a muoversi, e magari lo fanno anche molto veloce, hanno bisogno di spazi che siano diretti e appunto non devono pensare più di tanto, devono arrivare immediatamente a quello che è il varco del treno. Se appunto invece sono ferme, quel luogo deve ricordare un'esperienza, cioè deve restare nella mente appunto delle persone, perché lì si ha principalmente l'effetto comfort della stazione. Immaginiamo appunto prima mattina entrare in una stazione e appena ti sei svegliato appunto del viaggio di lavoro, e avere l'odore, non so, di un odore spiacevole, tipo di una pasta, non so, con qualcosa di forte, tonno, a prima mattina, ovviamente ricorderai per sempre quella stazione con quel profumo, e questo non è una cosa positiva ovviamente per la qualità stessa di quella stazione. E tutto quello che ho detto si può completamente cancellare in questa immagine, ovvero: questa è la stazione, chiusa dall'88, se non ricordo bene, di Detroit Central Station. Siamo appunto negli Stati Uniti, la città delle macchine per eccellenza, tutto pianificato e progettato per la velocità delle infrastrutture delle auto, e questa stazione è al centro di questo contesto, ovvero una città a bassissima densità, dove la stazione, questo polo, non dialoga minimamente con il contesto urbano. E vabbè, questa è la stazione dall'esterno, adesso abbandonata, e si ripensa ad un progetto che forse partirà a breve, e appunto un luogo che è raggiungibile soltanto con la macchina, non dialoga né con il sistema infrastrutturale né con il sistema proprio urbano, del tessuto urbano della città. E passiamo appunto a quelli che sono gli strumenti che vi dicevo prima. Per pensare ad un luogo del trasporto pubblico, un miglioramento del trasporto pubblico, soprattutto qui stiamo parlando delle aree ferroviarie, si pensa a tre, diciamo, insiemi. Vedo se c'è il... No, non c'è. Ok, a tre insieme. Il primo, appunto, il miglioramento del trasporto offerto. Quindi chi, diciamo, gestisce l'infrastruttura, chi gestisce i trasporti, e quindi deve pensare a più velocità del servizio. A tutti piace il treno veloce, più frequenza del servizio. Immaginiamo appunto chi vive in un paesino vuole la stessa frequenza della città vicina, vuole il treno ogni quarto d'ora nel paesino, vuole la puntualità. Appunto ci arrabbiamo sempre con Trenitalia perché non è puntuale, oppure se è puntuale ci arrabbiamo ugualmente. E abbiamo bisogno di informazioni in tempo reale, ma soprattutto dell'interscambio, ovvero quando arrivo in stazione come faccio ad arrivare nel punto della piazza centrale e con quale mezzo,
E poi quindi non voglio quell'autobus che mi deve portare al centro che sia a 500 metri, se no vado in macchina, faccio prima. E poi appunto dei treni di qualità. Chi invece è dall'altro lato e deve gestire soprattutto il miglioramento della connessione tra stazione e tessuto urbano, deve pensare a quella che è l'attrattività, migliorare il valore del servizio e dell'attrattività di quel servizio. Quindi dare più esperienza in quel movimento e quindi migliorare in generale l'integrazione urbana, più valore a quelle aree e ci risiamo appunto più valore in quell'esperienza urbana. Diciamo che questi strumenti possono essere rinchiusi tutti in questo grande insieme che è il Transit Oriented Development, oppure come appunto un altro modo di chiamarlo un po' più moderno, ultimo miglio sostenibile. E all'interno di questo insieme ci sono tanti strumenti che riguardano la progettazione e la riqualificazione di spazi pubblici secondo appunto uno spazio dei canoni della città vivace, vivibile, e poi appunto amata, ovvero che abbia un'identità forte quello spazio che attraversi. Che cos'è questo Transit Oriented Development, ultimo miglio sostenibile? Allora, se pensiamo al treno, alle stazioni, c'è un grande unico problema, ovvero il treno non arriva sotto la porta di casa. Il treno appunto non riesce a colmare quella distanza che c'è tra le stazioni e non riesce a colmare quella distanza che c'è tra le stazioni e utenti. Serve qualcosa che riesce a connettere la stazione, ovvero il punto di arrivo del treno, con il punto di dove appunto risiedono oppure partono gli utenti. E quindi da molto tempo c'è l'idea dell'intermodalità come sistema appunto integrato che possa colmare questo limite che hanno le infrastrutture ferroviarie, ma non basta appunto. C'è il MAS che vi ho raccontato prima, ovvero ci serve l'integrazione dei trasporti, ma ci serve anche sapere quale trasporto, in una condizione ovviamente di congestione totale del sistema in cui viviamo, quale trasporto mi consente nel modo più efficiente sia per me sia per la città arrivare a destinazione. E quindi qui abbiamo ad esempio queste tre modalità: abbiamo il pedone, abbiamo la bicicletta e abbiamo la macchina, mezzo di trasporto pubblico, che ci metto ad esempio il pedone in una distanza di 500 metri, un chilometro, riesce ad arrivare dal punto A alla stazione e poi al punto B. Per la bicicletta si allarga di molto quest'area, 3-4 km, per l'auto o il mezzo di trasporto pubblico si allarga ancora di più questo raggio, però c'è il problema che è del tempo, ovvero l'auto incontra, non so, il semaforo, il traffico, e c'è il parcheggio, ci sono tanti problemi. Quindi diciamo che dal punto di vista della città, dal punto di vista anche del movimento, questo insieme qui è l'insieme più sostenibile. È quell'insieme che ti permette di avere l'ultimo miglio sostenibile, che è appunto un approccio che può essere scalabile all'interno della città, che consente un'attrattività proprio della città e dei luoghi pubblici ed è ovviamente sostenibile. Questo, per fare questo, ovviamente non basta semplicemente dire in stazione ci arrivate a piedi o in bicicletta, ma serve una città che sia densa, come vediamo qui, per ottimizzare quest'area, ovvero noi sappiamo che in bicicletta un viaggio ottimale è di 3-4 km, quindi all'interno di quell'area dobbiamo ottimizzare quest'area che si chiama catchment area. Ovviamente avremo più accesso alle stazioni perché abbiamo più persone che considerano la stazione e il treno come un'opzione di trasporto. Avremo una differenziazione dell'offerta in questo modo, perché una persona che abita, immaginiamo appunto a Bologna ci sono più stazioni, se abiti al centro tra una stazione e l'altra, prima magari consideravi soltanto la stazione centrale, adesso siccome c'è una condizione ottimale per muoversi magari in bicicletta o a piedi, consideri più stazioni,
quindi c'è più offerta, e hai un miglioramento generale del trasporto ferroviario perché hai più utenti, quindi puoi migliorare il servizio ferroviario. Hai una città in generale più attrattiva perché tutto il miglioramento che c'è della densità, del catchment area, eccetera, ti deve consentire di avere delle strade che siano appunto più attrattive. E se le strade sono più attrattive, hai un valore residenziale più alto e quindi hai proprio un valore della casa e dell'abitare in modo diverso. E quindi, di conseguenza, ovviamente hai lo spazio pubblico che è progettato in modo differente. Cosa significa appunto avere la stazione al centro di queste, di tutte queste dinamiche? Significa che devi progettare la città, pensare la città, con la vita all'interno, pensando alla vita all'interno di una distanza di bicicletta, di pedalata, passeggiata. Cosa significa? Significa che io devo assicurare all'interno di quell'area, che abbiamo detto appunto i 3 km, 500 km dalla stazione, come con delle strade che permettano una passeggiata come esperienza di qualità. Cosa significa? Significa che devo avere degli edifici che non siano delle barriere, e significa che devono essere porosi, io devo poter avere dei negozi, delle scelte attorno a me quando cammino, e devo avere appunto più scelte, più tipologie di strade. Io posso andare in stazione e passando per questa strada o per quell'altra strada, non devo essere obbligato a scegliere soltanto una strada come con la macchina, ad esempio. Devo essere in sicurezza, ricordiamoci appunto la progettazione delle stazioni, la prima cosa è la sicurezza, così come è lo spazio pubblico, sicuro. Ci devono essere degli spazi della socialità, così lo stesso anche per aree verdi e percorsi verdi, devono essere non semplicemente aree verdi, ma devono consentire la socialità con dello spazio alle persone. Ovvero, se io ho la barriera degli edifici attorno a me mentre cammino per andare in stazione, ho la barriera orizzontale del marciapiede nero brutto, ho la barriera della strada con tante macchine parcheggiate, ovviamente non è un tutto a misura d'uomo e quindi io non sceglierò mai quel mezzo di trasporto, appunto treno, o non arriverò mai in stazione in quel modo. Ecco, è successo. Ok, appunto. Sì. Ma i costi. Perché qui tutto bello, tutto perfetto, tutto ideale, tutto auspicabile. Sì. Ma come si può realizzare tutto questo dal punto di vista economico? Sì, dal punto di vista economico, io qui, proprio qui, ho un dato anche economico. Noi, Sì. Qui ho alcuni dati economici e ad esempio qui abbiamo la stazione di Utrecht Central, appunto una delle principali stazioni in Olanda, eccetera. E qui c'è il parcheggio di biciclette più grande al mondo. E un parcheggio di queste dimensioni è costato 30 milioni di euro. E un parcheggio appunto faraonico, se ci pensiamo pensando a quelle che è la condizione italiana. E 30 milioni di euro sono 2.400 euro posto bici. Significa che io ho risparmiato, la città, l'amministrazione comunale e tutto, risparmiato circa 7-13 volte il costo dei parcheggi per le auto. Perché ovviamente... Non capisco. Cosa vuol dire? Spiega meglio. Significa che in un posto auto... E c'entrano circa 10 biciclette, quindi se io devo avere 12.500 posti auto, io come spazio risparmiato? Sì,
come spazio. E ugualmente, ovviamente io adesso ho fatto l'esempio di biciclette, ma ugualmente è per il pedone. Se io ho più pedoni che arrivano in stazione senza appunto l'auto, oppure senza magari avere tutti i costi del trasporto pubblico, io risparmio una somma per l'amministrazione, per la città. Va bene. Quindi secondo te ci sono anche dei risvolti dal punto di vista della pubblica amministrazione di possibili guadagni di efficienze economiche anche dal punto di vista della pubblica amministrazione? Sì. E poi ovviamente bisogna pensare che l'obiettivo appunto di chi gestisce le infrastrutture ferroviarie è quello di avere più utenti, e quindi io se allargo questo area di la infrastrutture guadagnano di più. Queste infrastrutture guadagnano di più e tutto il sistema ovviamente funziona in modo più efficiente. E appunto vi ho parlato di questa stazione. Questa è la stazione, non si vede. Ok, e questa stazione è la stazione centrale delle ferrovie olandesi. Utrecht Central è il nodo principale, un po' come Bologna per l'Italia, ovvero tutte le linee ferroviarie si incontrano lì. E ad Utrecht si hanno circa 200.000 passeggeri al giorno, e questa stazione, da poco appunto riqualificata, ha pensato appunto di una perfetta integrazione con quello che è il proprio intorno, e soprattutto tutto appunto la riqualificazione proprio del quartiere, dell'area intorno del tessuto urbano, e ha pensato di sviluppare, è stato pensato di sviluppare questo parcheggio di biciclette che appunto ho descritto prima, che è il parcheggio più grande al mondo. Quindi appunto ad Utrecht si arriva in stazione, se c'è la possibilità di entrare in stazione con un parcheggio che è completamente pedalabile all'interno. C'è la possibilità di avere il bike sharing delle ferrovie olandesi, quindi circa ci sono 1000 OV fits all'interno della stazione, e ci sono del parcheggio della stazione, e all'interno di questo parcheggio entri con la tua OV chip card, ovvero col tuo biglietto abbonamento. Qualcosa di simile è stato sviluppato e si sta pian piano sviluppando anche in Italia. Portiamo l'esempio qui del piano delle 100 stazioni di Napoli, che è stato adottato nel 2000. Cosa? Davvero? Succedono queste cose anche in Italia, davvero? Eh sì. Mamma mia! Cose da non credere. Allora, parlaci un po' di Napoli. E tornando appunto su quello che succede in Italia, abbiamo portato questi due esempi. Il piano delle 100 stazioni Napoli, che non è appunto le stazioni ferroviarie, ma riguarda le stazioni della metropolitana di Napoli, che è stato adottato nel 2003, ed è un piano che prevede ovviamente sia la trasformazione e la progettazione di quelli che sono i luoghi del movimento, ovvero delle stazioni della metropolitana, e poi prevede soprattutto una riqualificazione di quelli che sono i luoghi intorno alla stazione, ovvero tutti i quartieri e del contesto che è attorno appunto alle stazioni della metropolitana. Ugualmente per Bologna, con il PUMS del 2019, il PUMS metropolitano, si ha appunto per entrambe le due città, si ha un'integrazione, quindi dei nodi ferroviari, nel caso di Napoli dei nodi della metropolitana, nel contesto della città. Quindi nella logica della riqualificazione urbana, della rivitalizzazione dei contesti caratterizzati da scarsa qualità e quindi da scarsa frequentazione di utenza, quello che appunto ho ripetuto fino ad adesso. E si ha poi le stazioni
viste come un qualcosa di superiore, ovvero le stazioni, i nodi della rete e la mobilità sono elevati al rango superiore, ovvero non abbiamo soltanto il concetto di stazione come dove vado a prendere il treno, ma una stazione che possa avere dei servizi in generale per i cittadini, per le persone che passano, sia per gli acquisti, per vari servizi come l'integrazione di servizi di bike sharing e car sharing. E poi in generale abbiamo appunto, ritroviamo quello che è il concetto di mobility as a service, appunto dei luoghi che sono perfettamente integrati non soltanto dal punto di vista dell'intermodalità, ma dal punto di vista della connessione e delle informazioni su quelli che sono i movimenti in città. Qui vediamo uno schema di come Bologna ha messo la stazione al centro e diviso le aree intorno alle stazioni in zone primarie, secondarie, terza zona e area di influenza, ovvero nella zona primaria io sono le zone appena fuori la stazione, di 2-5 minuti a piedi, poi le zone secondarie iniziano a diventare zone accessibili anche, anche ad altri mezzi, quindi immaginiamo alla bicicletta, con altri mezzi, con la bicicletta, poi l'autobus e poi in generale tutta la città. E adesso appunto vedremo poi altri strumenti che ci spiegherà Luca su come trasformare appunto questi luoghi dal punto di vista proprio della progettazione con il placemaking. Vai Luca, mi senti? Allora, faccio una breve intersezione per i ragazzi. La Zanotto c'è, è arrivata? No, aveva detto che si collegava. Allora, abbiamo visto questi luoghi, queste stazioni diventano per cambiamenti del mondo del lavoro, per cambiamenti della società, della famiglia, dei luoghi che cambiano, dei luoghi sempre più densi, dei luoghi di funzioni sempre più eterogenee. Abbiamo visto questo problema dei rapporti interno e esterno della stazione e di come dovrebbero anche rimodellarsi questi spazi. Allora, intanto sottolineo una cosa che ha fatto vedere Graziano, dove c'erano tutti quei soggetti, quegli attori. Avete visto che intorno a queste zone, sia zone stazione, sia aree laterali, insistono diversi attori, diversi soggetti. Molto spesso la difficoltà di realizzare politiche, azioni, strategie, eccetera, eccetera, dipende anche dalla eterogeneità di questi soggetti, che sono a volte anche dei soggetti molto difficili. RFI è un soggetto molto difficile con cui dialogare, quindi ci sono aree demaniali, aree dei comuni, aree date in concessione a questi operatori dei servizi di trasporto pubblico. È molto difficile fare spesso delle azioni anche perché bisogna mettere d'accordo tutti questi soggetti. Quindi anche questo è un tema. Però poi, pur essendo noi in Italia sempre un po' indietro, comunque avete visto che ci sono anche delle politiche che vengono fatte sulla mobilità e la cosa interessante, mi sembra, come io dico sempre, non sono cose che vanno assunte in maniera dogmatica, però sono dei modelli, tra virgolette, verso cui tendere. Cioè, io non penso che adesso in Italia riusciamo a fare questi mega parcheggi per le biciclette in tutta la città, che forse non sono neanche adatti alla realtà italiana, l'Olanda è tutta pianeggiante, vabbè, eccetera, eccetera. Però diciamo che questi sono delle indicazioni di tendenze, diciamo. Cioè, questo fatto di concentrare in dei luoghi polarità e i sistemi di mobilità e gli interscambi fra sistemi di mobilità, per esempio, questo sicuramente è una cosa verso cui tendere, cioè che ci siano dei poli che diventano dei dialoghi, delle interazioni fra diverse forme di mobilità e dove lì si concentrano in maniera più ristretti questi scambi che avvengono fra i diversi sistemi. Questo sì, che anche l'urbanizzazione si concentri, se c'è nuova crescita edilizia, intorno a queste polarità, per esempio
per diminuire il consumo di suolo, per massimizzare il fatto che avvengano meno spostamenti. Anche questa è una tendenza sicuramente verso cui arrivare. Ecco, quindi non credo che sia tutto replicabile in tempi brevi, in tempi immediati, in maniera semplice, eccetera, eccetera. Però sono delle tendenze verso cui andare. L'altro aspetto che è importante, secondo me, vedere anche, come diceva Graziano, un aspetto interessante, secondo me, è non tanto l'efficienza dei sistemi di mobilità, d'accordo, ma anche il fatto che questa efficienza possa migliorare la qualità urbana, cioè minore macchine, minore traffico, un sistema più che funziona, vuol dire miglioramento della qualità urbana, vuol dire miglioramento dell'appeal di una città, vuol dire una città dove si vive meglio, vuol dire anche una città che è più attrattiva, diciamo. Quindi lui parlava dei percorsi, degli spostamenti anche attorno alle stazioni, delle esperienze che si fanno nei luoghi che attraversiamo, che non sempre sono sicuri, non sempre sono puliti, non sempre sono confortevoli. Ecco, però l'efficienza del sistema della mobilità e la diminuzione di entropia, diciamo, di clacson che suonano, di macchine che rischi di essere investito, che solo che devi attraversare la strada sei in ansia, tutti questi fattori sono dei fattori di condizionamento della qualità della vita, della qualità urbana, e dove funzionano diventano un miglioramento anche diciamo di una città più gradevole, di una città dove la qualità della vita è migliore perché funzionano anche questi sistemi infrastrutturali e di mobilità. Questo secondo me è un altro aspetto importante, cioè le città moderne, contemporanee non possono permettersi di essere governate da questa entropia. Non so, vai a Roma, macchine parcheggiate in terza fila, vai a Napoli, non ne parliamo, clacson da tutte le parti, rischi di essere quelli là che andavano in 5 in motorino con il cane, c'è 4 con il cane in motorino senza casco. Ma a parte questo, è proprio anche la percezione che hai dello spostarti, della pericolosità, dell'inquinamento, del traffico, dei rumori, del rischio incidenti, che condiziona poi l'esperienza di vita della tua giornata alla fine. Ecco, quindi un luogo più ordinato anche dal punto di vista della mobilità è un luogo dove, secondo me, è più bello vivere da certi punti di vista. Quindi queste tante indicazioni, e dico anche per gli architetti, quello che ci ha fatto vedere, e credo che in Italia siamo molto indietro, e credo che ci sia molto da fare, cioè, siccome siamo molto indietro, e questi di RFI prima o poi lo dovranno capire, perché anche loro prima o poi si dovranno adeguare. Zampiero, a te la parola. Facciamo sì. Una mezz'oretta, quanto hai? Più o meno come ha parlato Graziano, cerco di parlare più velocemente, di essere mezz'ora, un po' più Sì. Allora, Zampieron, vai. Sì, allora appunto mi ripresento, sono Luca Zampieron, come collega in Città Sotto Scacco. Giusto per collegarmi a una cosa che ha appena detto prof, cioè sul fatto che ovviamente in Italia sarà un po', cioè ora che si arriva a costruire un parcheggio delle bici come quello della stazione di Utrecht, ecco, c'è anche da considerare che la stazione di Utrecht cioè, necessita di un parcheggio del genere per le biciclette, perché come ben sappiamo nei paesi nordici, soprattutto appunto in Olanda, il numero delle biciclette è molto, ma molto più alto rispetto a quelle che ci troviamo qui in Italia. Quindi appunto questi servizi e queste funzioni cambiano in base al posto e alla stazione e al paese in cui ci troviamo. Allora, vedete tutti, vede la prima slide, si vede? È partita la presentazione? Sì. Ok, perfetto. Allora, intanto diciamo in generale in uno spazio pubblico, quindi può essere una piazza, un amministratore o comunque un dirigente pubblico o anche un progettista, ecco, a cosa è che devono pensare principalmente? Molto banalmente viene da pensare che basti un albero, una panchina o l'edicola e creare una situazione un po' in ombra, e il gioco è fatto. Però poi ci troviamo, come si può vedere in questa immagine, situazioni proprio desolanti e desolate, dove non c'è nessuno, piazze vuote. Questo perché manca
tutto, non c'è niente, nessun elemento che possa in qualche modo catturare l'attenzione, invogliare qualcuno a passarci del tempo. E quindi è giusto fare un attimo questa riflessione prima di partire. In generale, ok, ora cambio slide, se si cambia, ok. Facendo questo ragionamento sugli spazi pubblici che sono limitrofi alle stazioni ferroviarie, ci sono un po', ecco, questi sono i punti che andremo a toccare, ecco. Si parla intanto di placemaking e comfort urbano, che è un approccio, una metodologia per procedere al ripensamento di questi spazi e a renderli, come diceva appunto Andrea, più vivibili, più interessanti, con più occasioni anche per appunto poterci ritornare. Alcuni fattori indispensabili attualmente che sono l'intermodalità, i trasporti e i servizi in queste aree, e anche una parte indispensabile che appunto che sta nel processo di progettazione, che è appunto la partecipazione e la co-creazione. Benissimo. In questa immagine possiamo vedere la stazione di Utrecht, che è la stazione che ha già mostrato Andrea. Allora, in questo è la parte esterna, ovviamente, e vediamo un elemento puramente funzionale, che è una scala. Ecco, una scala che ha la funzione di far entrare e uscire le persone. Però vediamo già un elemento un po' diverso dal semplice elemento funzionale. Vediamo una scala che però è stata modificata, ha un po' una funzione di panchina, e questo un po' in qualche modo asseconda le persone che già comunque prima ci avrebbero passato del tempo per aspettare il treno, per aspettare un amico, però in qualche modo fa percepire lo spazio pubblico o la scala in un modo diverso, completamente diverso, dove invoglia la persona, il viaggiatore o comunque lo city users a passare del tempo e a sedersi, magari leggendo anche un libro. In questa immagine è un po' un secondo esempio per dire un po' la stessa cosa, ed è anche un po' quello che, cioè, vediamo uno spazio pubblico che è utilizzato in un modo quasi personalizzato, ognuno decide come utilizzarlo, ed è un approccio un po' del placemaking che spinge le persone a costruire, pensare e vivere uno spazio pubblico nei modi più svariati. Come dicevo, questo modo di lavorare insieme, pensare insieme agli elementi che costituiscono un determinato luogo, ecco, porta conseguentemente a un lavoro collettivo, nonché per tutti, posto per tutti, accessibile a tutti, dove può trovare la sua dimensione, abbattendo differenze culturali e sociali. Non è che l'architetto non abbia voce in capitolo in questa cosa, perché le forme comunque di questo spazio pubblico, le forme e gli elementi permanenti devono essere in grado appunto di adattarsi ai mutamenti, o meglio ancora agli eventi che vengono a crearsi in questi luoghi. E le forme appunto sono realizzate principalmente dagli architetti. Ecco, questa è sempre l'interno della stazione di Utrecht, appunto si vede che è una delle stazioni più grandi d'Europa, sembra un aeroporto effettivamente, e vedete c'è il bistrò, quindi del gruppo Autogrill, i Benetton sono arrivati anche lì, sì, invadiamo il mondo. Sì, diciamo che è un corridoio, quindi sempre una parte funzionale della stazione. Ecco, però voglio farvi vedere un elemento, vediamo se riesco a indicarvelo. Ecco, vedete il laser, ecco, vi sto indicando un po' questo elemento qui, che è il lampadario. E il lampadario però non è semplicemente un lampadario come potrebbe essere. Vedremo in una successiva foto che vi mostrerò dopo, in un'altra stazione, che appunto che significato può avere. Allora, sì, intanto cerchiamo di dare una collocazione temporale e diamo un attimo un significato al placemaking. Intanto, quando parliamo di placemaking stiamo parlando degli anni 60 più o meno, e l'organizzazione americana PPS, Project for Public Space, che si occupa di un po' di diffondere questo concetto di placemaking un po' in tutto il mondo, ha individuato in Jane Jacobs e William White i mentori, ecco, di questo approccio.
Ecco, ma prendiamo per esempio Jamie Jacobs, ecco, con la sua opera che in italiano viene tradotta Gli occhi sulla strada. Ecco, l'idea era semplice, in quanto lo sguardo dei cittadini che vivono lo spazio pubblico è alla base della costituzione della civitas e produce quell'equilibrio fra sicurezza e libertà, libertà che sta alla base di ogni area urbana vivace e accogliente. Ecco, cioè uno spazio pubblico come si deve. E quando si parla di sicurezza o di uno spazio pubblico, intesa come percezione di sicurezza o anche insicurezza, ecco, ci viene facile pensare alle aree o ai quartieri delle stazioni ferroviarie, ecco, almeno soprattutto in Italia, ecco, dove spesso nelle grandi città ci troviamo in situazioni caotiche o in alcune fasce orarie sono anche poco sicure, infatti ci fidiamo poco magari di notte ad andare in alcune stazioni o anche magari nei retro delle stazioni. A proposito di capacità adattativa di questi spazi di cui vi parlavo prima, o anche appunto si può parlare di resilienza, vengono così, cioè, vediamo ecco un esempio, questa è la piazza di Scarborough Plain a Rotterdam ed è anche vicino alla stazione centrale di Rotterdam. Questa piazza mi piace definirla come appunto la piazza delle mille facce. Quella bionda in piedi chi è? Si è girata, è maleducata, era girata. ma purtroppo non li conosco quei ragazzi, però in questa immagine, ecco, cosa possiamo vedere? Possiamo vedere dei ragazzi che sono seduti, infatti il pavimento è un enorme tappeto, come se fosse un campetto da calcetto, e è veramente, l'utilizzo di questa piazza è flessibile al 100%, dall'illuminazione, dagli elementi ornamentali, dalle piante che si spostano, dalla pavimentazione che può essere cambiata, e il tappeto può essere spostato, quindi permette funzioni di lavoro, sociale, svago, sport, il tutto in modo individuale e collettivo, e spazi quindi che contribuiscono a sviluppare un senso di appartenenza, dove ognuno lo può vivere a modo suo. Ecco che ci avviciniamo quindi a quello che è il concetto di comfort urbano. Ok, questa qui è un po' il collegamento alla parte interna della stazione di Utrecht di cui vi dicevo. Ecco, qui in fondo vedete, oltre all'attività classica del pianoforte che troviamo ormai in tutte le stazioni europee, ma vediamo quel lampadario di cui vi parlavo prima. Ecco, questo è un lampadario chiamato la nuvola. Però appunto non è scritto da nessuna parte, però si sa. Diciamo che io la prima volta che sono andato a Rotterdam e stavo scendendo dal treno, ricevo la chiamata da un manager di una società di Rotterdam e mi dice troviamoci pure sotto la nuvola della stazione. Io pur non sapendo di cosa stesse parlando, mi sono recato all'interno della sala principale e incuriosito da questo lampadario ci sono trovato sotto e in quel momento mi sono trovato di fronte il manager e mi ha detto ah, quindi hai capito benissimo di cosa mi stavo riferendo. Effettivamente quella era la nuvola ed è un elemento ed è un punto di riferimento per tutti, un punto di riferimento, un elemento che pur anche non sapendo di cosa sta parlando bene o male alla fine si finisce per finirci sotto e quindi svolge in pieno la sua funzione. Ok, per riprendere il concetto di comfort urbano andiamo a vedere quello che è un altro elemento che contribuisce a fornirci un senso di appartenenza ad un luogo, come per esempio in una piazza. Voi sapete, cioè voi siete architetti, no? Quindi sapete benissimo quanto sia importante la scelta dei materiali, uno, dei colori, due, ma anche delle forme, degli elementi, dei punti di riferimento che consentono di riconoscere, ma soprattutto di riconoscere un determinato luogo, di ricordarselo, di avere un po' dei ricordi di un determinato posto. Quindi qui ci torna in mente Kevin Lynch, che è appunto architetto e urbanista di Chicago, e famoso anche per i suoi cinque elementi, i cinque elementi di Kevin Lynch, che ci tornano utili in questo caso. Ecco, quali sono? Li possiamo leggere, sono percorsi, i margini, i quartieri, i nodi e i riferimenti. Sono tutti elementi che ci permettono
di contraddistinguere o di riconoscere uno spazio pubblico o comunque un quartiere. Ma questo per cosa dire? Ecco, se da un lato è importante la scelta di materiali, colori, ricordiamoci che questi interventi sull'ambiente sono di tipo fisico, certo, ma hanno il potere di modificare la percezione dei luoghi da parte dei cittadini, influenzandone i comportamenti. Ecco. E, facciamo un salto però a questo punto, chiudiamo questo capitolo e riapriamo in un altro e cerchiamo di pensare più in generale a perché le stazioni sono così individuate come il punto nevralgico di tutta questo, di questo progetto, di questa situazione che può venirsi a creare nelle, appunto, in queste aree. Allora, facciamo anche un discorso più generale e globale. Allora, intanto consideriamo che, come tutti sappiamo, nel 2050 è previsto comunque un aumento di popolazione che può superare i 9 miliardi, 9.6 miliardi di popolazione mondiale, di cui il 66% si prevede che vivrà nelle città. Questo 66% sarà il responsabile del 60% di consumo globale di energia, il 70% di gas serra prodotti, il 70% di rifiuti globali, ecco tutti i numeri, però comunque avranno una grossa incidenza in queste dinamiche. Ecco, quindi vivremo una sorta di polarizzazione economica e sociale. Ecco perché le città sono ben posizionate per agire e lanciare il cambiamento, perché sono il livello più vicino al pubblico, in cui il pubblico appunto in cui emergono i problemi di tipo istituzionale e di competitività economica. Inoltre, nelle città, appunto, la prossimità e la densità facilitano una migliore infrastruttura dei trasporti. L'idea della stazione ferroviaria emerge in questo contesto, infatti, se le stazioni ferroviarie evolvessero la loro funzione per offrire una risposta a questi problemi, ecco, modificando la sua funzione originale da semplici punti di partenza e di arrivo, diventassero anche un centro di vita cittadina, svolgendo il doppio ruolo di consentire, oltre all'accessibilità, anche cioè dei servizi, anche l'accessibilità, cioè, oltre alla mobilità, appunto, anche i servizi di prossimità, eccetera, eccetera. Quindi prima di pensare a questo, dobbiamo pensare a chi sono effettivamente tutte quelle persone interessate, cioè chi lo attraversa quotidianamente, chi lo attraversa raramente, insomma, perché chiunque ha necessità diverse quando attraversa un posto di questo tipo, una stazione, ecco. Ma pensiamo banalmente al pendolare. Il pendolare, se pensiamo alla necessità del pendolare, dobbiamo distinguere le fasi, che sono principalmente tre: sono quella prima del viaggio, sono quella durante il viaggio e sono quella successiva al viaggio. Ecco, e pensiamo a banalmente soltanto al prima e dopo viaggio. Ovviamente le necessità sono differenti. Prima del viaggio il pendolare dovrà pensare all'acquisto del biglietto o dell'abbonamento e poi anche penserà alla personalizzazione del viaggio, scegliendo il livello di comfort, per esempio, cioè prendere la freccia o prendere regionale, quindi una serie di decisioni. Post viaggio, di cosa stiamo parlando? Per esempio il lavoratore penserà a dove andare a mangiare, a pranzare prima dell'eventuale meeting di lavoro e poi penserà a come, cioè quale altro mezzo pubblico eventualmente prendere per recarsi nell'ufficio del meeting, dell'incontro. Quindi appunto ci troviamo delle esigenze completamente diverse. E ricordiamoci anche che appunto in queste stazioni non c'è soltanto il viaggiatore, ma c'è anche chi vive nel quartiere della stazione, perché le stazioni stanno in veri e propri quartieri delle città, diversi da altri quartieri per discorsi di dinamiche interne, però comunque sempre dei quartieri. Quindi ci stiamo accorgendo che in questi spazi, queste stazioni devono essere dotate, cioè devono essere dotate di diversi fattori. Quindi parliamo di hub della mobilità, ma anche che sono anche allo stesso tempo hub di servizi. Quando si parla di hub della mobilità, parliamo di consentire la mobilità intermodale. Quindi con gli obiettivi, che sono i risultati che si vogliono ottenere, sono un aumento dei passeggeri, dei treni, della mobilità dolce, eccetera, eccetera,
e anche consentire ai cittadini di fare affidamento sui servizi di mobilità forniti dalle stazioni. Ecco. E per quanto riguarda l'hub di servizi, parliamo di offerta di servizi ai cittadini, sviluppo delle economie locali e promozione dell'equità, con i risultati che possono essere appunto l'aumento del passaggio attraverso la stazione, sviluppo dell'economia locale e aiutare le imprese sociali. Benissimo. Facciamo però un focus su quelle che appunto potrebbero essere, che potrebbe interessare la parte di intermodalità. Ok, intanto è necessario pensare che quando si parla di hub intermodale non si deve pensare soltanto al fatto degli autobus nei piazzali esterni dei treni o del bike sharing o della bicicletta privata, ma e oltre anche ai monopattini, che ovviamente si stanno, come sapete, si stanno un po' diffondendo in Europa, come a Barcellona, per esempio, anche nei Paesi Bassi. Ma pensiamo anche alle tecnologie, come per esempio le biglietterie elettroniche, oppure pensiamo anche alle infrastrutture come i parcheggi per il bike sharing, oppure per la bicicletta privata, o le colonnine anche per la ricarica del monopattino elettrico o della bicicletta elettrica. Ecco, e soprattutto anche pensare alla posizione strategica di tutti questi elementi nell'infrastruttura stazione, ecco. Perché comunque stiamo parlando di un quartiere, perché può essere grande, insomma, non si riduce soltanto nell'elemento dell'edificio, ma è da capire un po' quali sono i confini del quartiere stazione, individuare la posizione strategica di tutti questi elementi che vedete. Quindi se da un lato le stazioni sono le principali candidate a essere hub intermodali, capaci di perseguire una linea di sostenibilità, cioè con la cosiddetta green mobility, si parla anche di stazioni come ottime candidate hub multiservizi. Ma andiamo appunto in profondità su questo concetto. Le stazioni, intendendo le principali stazioni italiane, le più grandi, sono ovviamente collocate all'interno di un tessuto urbano ben radicato nelle città. Se vogliamo dire, possiamo appunto dire quartieri che, come dicevo, sono diversi da altri quartieri sempre di città per dinamiche interne, per la frenesia, il movimento ed elementi diversi per ovvi motivi. Quando pensiamo ai servizi collocati in questi quartieri, è necessario pensare innanzitutto che oltre ai viaggiatori sono presenti i residenti del quartiere, che più frequentemente attraversano quel posto quotidianamente. Questo ragionamento è necessario per capire la tipologia di servizi più adatta in quel contesto. Mettendo a sistema il numero di viaggiatori e il numero di residenti del quartiere, si può capire per esempio la tipologia di servizio da aggiungere. Possiamo infatti vedere una serie di tipologie che possono essere le più varie, come quelle legate alle spedizioni, Poste Italiane, le spedizioni come di spedizioni aerei, UPS per esempio. In quanto le stazioni sono un polo intermodale dove possono eventualmente anche arrivare i pacchi, arrivare le lettere. Vediamo anche, c'è una foto, vediamo se riesco a segnarvela, questa degli hub di Amazon. Infatti, se volete, già in America sono disponibili questi armadietti. Se voi state viaggiando e volete farvi arrivare in uno di questi armadietti il vostro pacco, allora semplicemente smontate dal treno. In Europa deve ancora arrivare, per quanto ne sappiamo, però si stanno lavorando per portarla anche in Europa. Sì. Poi le tabaccherie ovviamente sono diffuse, sono già diffusissime ovunque. Poi ci sono... Scusa? No, dicevo, in alcune città già ci sono, poi... Ok. Vai. Poi c'è il panificio, che è più un'attività legata per i residenti, oppure il centro commerciale, ecco, attività più svariate. Pensiamo a un caso studio che abbiamo realizzato nella città di Bologna. Più che altro stavamo svolgendo un lavoro e indirettamente è stata fatta anche questa analisi. Un'analisi nella stazione centrale di Bologna, dove... abbiamo individuato quelli che sono i confini comunque i limiti, ecco,
per andare a capire qual era il contesto della stazione, e l'abbiamo individuata appunto in una circonferenza che con un raggio di 500 metri. E con dati ISTAT incrociando appunto a dati GIS abbiamo individuato appunto gli abitanti che si aggirano che sono superiori ai 7000 unità e si concentrano in una superficie di 785.000 metri quadrati. Questi dati sono stati incrociati con i viaggiatori giornalieri e annuali, quindi parliamo di 159.000 viaggiatori al giorno e 58 milioni di viaggiatori all'anno. Ecco, questi dati, se vengono incrociati appunto con la situazione che possiamo trovare in questa immagine, vediamo appunto la situazione che può venirsi a creare nelle diverse più grandi stazioni italiane e vediamo appunto come può essere diversa diverso il caso della stazione di Milano Porta Garibaldi e la stazione di Napoli Mergellina, che appunto Napoli Garibaldi sta qui e Napoli Mergellina sta qui. Ecco, possiamo vedere benissimo che la situazione è opposta. Mentre a Milano Porta Garibaldi abbiamo un maggior impatto dei viaggiatori pendolari, comunque dei passeggeri, degli utenti, dei mezzi pubblici, del treno soprattutto, a Napoli Mergellina abbiamo un maggior impatto della popolazione residente nel quartiere della stazione, che sta all'interno di una circonferenza con raggio 750 metri, quindi simile a quello che viene individuato a Bologna, che era di 500 metri. Questo per cosa dire? Questo tipo di analisi è indispensabile per capire qual è la corretta scelta dei servizi da aggiungere nel quartiere della stazione. Perché? Perché appunto è importante capire le necessità di chi frequenta quello spazio pubblico. Quindi, concludendo questo ragionamento di funzioni, attività, servizi, mobilità, cosa ne deduciamo? In quanto architetti urbanisti è necessario interrogarsi su quali siano le modalità di trasporto che devono essere reperibili comunque in una stazione, ma anche capire quali siano i servizi necessari che possono variare da stazione a stazione. Pensare alle forme, che appunto è compito vostro, e in quanto possono influenzare allo stesso tempo la tipologia di funzioni, ma anche l'utilizzo di tali funzioni o attività. Poi pensare anche ai collegamenti, che più in generale condizionano le prestazioni del sistema ambiente e l'utilizzo di queste funzioni. E anche perché con questi collegamenti a cosa ci riferiamo? Ci riferiamo sia alle infrastrutture, come le strade, le piste ciclabili, eccetera, eccetera, ma anche ai mezzi di trasporto veri e propri. In ambito urbano denso è importante ottimizzare i trasporti e la mobilità sostenibile per disincentivare che cosa? L'utilizzo del mezzo privato motorizzato. Ma ricordiamoci che mobilità sostenibile, cioè inteso nel senso più ampio, può voler significare anche ridurre il numero degli spostamenti quando possibile. Ed ecco che ritorna il caso della corretta scelta delle funzioni, servizi e attività. Pensiamo ad esempio ad un'area studio o lavoro, sale plurifunzionali nei pressi delle stazioni. E se sono localizzate in queste aree, in questi hub, si disincentivano quegli spostamenti che sono appunto meno importanti, perché un incontro di lavoro, se svolto in un posto del genere, può comunque essere un vantaggio per tutti. Queste attività, questi servizi, queste funzioni possono essere divisi secondo queste categorie principalmente. Ci sono quelle necessarie, temporanee, permanenti, sociali e volontarie. Allora, quelle necessarie sono legate agli spostamenti, cioè alle attività indispensabili, come l'andare a scuola, fare la spesa, andare al lavoro. Le temporanee sono quelle più legate tipo a attività come i mercati, pensiline che possono avere una funzionalità flessibile, poi quelle permanenti come bar, chioschi, fontanelle per l'acqua potabile anche, sociali,
le attività di tipo sociale, ecco, sono quelle attività che dipendono dalla presenza o meno di persone nello stesso luogo, come per esempio il gioco dei bambini, una conversazione. Quelle volontarie, infine, ecco, quelle volontarie dipendono intanto dal tempo, se il tempo lo permette e se il luogo lo consente. Allora, in generale, in un ambiente che sia appunto che scadente, ecco, le attività saranno principalmente quelle necessarie, perché nessuno andrà lì volontariamente per passare del tempo. Se invece la qualità è elevata, oltre a quelle necessarie, c'è un'altra possibilità che vengano svolte delle attività volontarie. Ecco perché dobbiamo pensare bene a quando andiamo a ripensare questi spazi. Ok, concluso questo capitolo dei servizi e dell'intermodalità, pensiamo un attimo a quello che a come RFI e come appunto il mondo di Trenitalia che noi conosciamo in generale vede queste stazioni e già ci sta pensando da qualche anno e le individua come smart station. Le smart station appunto secondo grandi stazioni che si occupa di gestire le più grandi stazioni in Italia. Perché oltre alle diverse tecnologie, anche prima come efficienza energetica, gestione di processi tramite l'IoT, quindi stiamo parlando di tecnologie che in qualche modo incentivano e facilitano l'utilizzo e la funzionalità, migliorino la funzionalità di questi spazi, ecco, diciamo che è importante anche appunto che queste stazioni diventino un qualcosa di più. Secondo uno studio che è stato fatto di recente, un dato importante qual è? Che si sta verificando una presenza di 400 presenze in più rispetto al numero dei clienti in partenza o in arrivo. Questo cosa significa? Che già attualmente possiamo vedere che c'è già più gente che ci passa nelle stazioni, che frequenta questi spazi pubblici. Ed è per questo motivo che si deve continuare a investire per rendere questi spazi sempre più attraenti, con più appeal, con più funzionalità. Quindi appunto vediamo che c'è già più gente che si reca in stazione rispetto a quella che viaggia, che arriva o che parte semplicemente con il treno. Questo è un altro concetto che voglio dare, è un concetto che si sta già sviluppando negli ultimi anni, ed è quello del Sustainable City Promoter. Infatti, la stazione ferroviaria è l'elemento architettonico con il più alto potenziale di ricollocare all'architettura il suo ruolo di disciplina olistica in grado di riunire diverse funzioni e riconoscere in un unico oggetto, appunto, in un edificio. La stazione ferroviaria può essere vista sotto diversi punti di vista. Innanzitutto è come elemento architettonico, trasmette messaggi e valori per la società. Come elementi urbani, le stazioni collegano le città e come hub multimodali riuniscono i modi di trasporto più ecologici come il treno, metro, l'autobus e la mobilità dolce. E come infrastrutture collegano flussi, energie e informazioni. Ecco, ma ecco come emerge il ruolo che possono assumere le stazioni. Cioè, se queste diventassero promotori di una città sostenibile, trasporti ecologici, una società equa e anche infrastrutture ecosostenibili, ecco, spingendo ulteriormente la riflessione, ecco, queste stazioni possono diventare un po' un centro di una città. E questo è un punto interrogativo. E questo lo si può... appunto mirare a questo attraverso un'integrazione sistematica di alcune funzioni nelle stazioni ferroviarie, come la multimodalità, i servizi pubblici come l'ufficio postale, i servizi medici e altri servizi amministrativi, i negozi per varie esigenze, ma anche imprese sociali. Inoltre, appunto, far diventare la stessa struttura una struttura circolare in grado di autogenerare energia rinnovabile. L'ultimo punto è appunto che è fattore indispensabile per raggiungere... Un po' di partecipazione non manca mai. L'abbiamo messa per ultima, però appunto è una parte importante. Ma questa Alice Lunardon, chi è questa Alice Lunardon? Alice Lunardon che era sulla slide precedente, giusto? Due volte l'ho vista. Chi è? Qui è qui. Allora sì, è una ricercatrice...
che in qualche modo ha sviluppato questo concetto di Sustainable City Promoter, ed è una cosa molto in linea appunto con le dinamiche che si stanno avviando appunto in questi ultimi anni, e anche con il progetto Living the Movement. Lo vede più da prende più una parte di si concentra molto anche su una parte di architettura e pensa un po' di più a quello che può essere lo sviluppo dell'edificio in sé, no? Può essere che deve essere costruito con materiali rinnovabili, pensa più a questo. È una vostra partner. No, non è una nostra partner lavorativa. Però... partner lavorativa, Non è che abbiamo stretto collaborazione con lei, però appunto è una ricercatrice che si occupa degli stessi temi ed era giusto comunque citarla in questa analisi che abbiamo fatto. Bene, allora, essendo un po' di partecipazione non manca mai. Essendo appunto un'area, un quartiere con diversi interessi, diversi conflitti interni, ovviamente non possono mancare diverse tipologie di stakeholders, diverse figure coinvolte, che possono essere appunto enti pubblici di diverso livello, oppure comunque professionisti come architetti, sociologi, pianificatori, consulenti privati, esperti di design thinking, per appunto consentire un processo e non... appunto una partenza in punto d'arrivo, ma un progetto che consenta un continuo rinnovo. E andando subito al sodo, i modi che vediamo più adatti sono delle tavole rotonde dove tutti gli interessi vengono messi a sistema. E un approccio molto utilizzato soprattutto in Nord Europa è quello che viene comunemente definito place game, dove in una tavola rotonda, quasi come un gioco, tutti gli attori fanno emergere le criticità, le problematiche, le necessità, e si cerca di individuare una proposta o diverse proposte. Ok, quindi io adesso dovevo parlare anche di casi studio, se ho 2 minuti lo dico subito con estrema sintesi. Facciamo fino alle 16, dai, facciamo fino alle 16. Okay, ragazzi, resistete ancora un po', gli studenti sto parlando, resistete ancora un po', che è una cosa un po' diversa dal solito e anche abbastanza interessante di attualità. Allora questo... vediamo questi casi europei. Vediamone principalmente, farò una breve descrizione dei 3 che abbiamo toccato, avuto modo di vedere da vicino, che sono Roma Termini, Roma Tiburtina, Amsterdam Sud e la stazione di Cordova. Ecco, vediamo anche sotto le foto, vediamo appunto la stazione di Roma Termini, vediamo poi Amsterdam Sud e Cordova. Sono situazioni dove che si trovano in centro città, con un tessuto urbano ben consolidato e denso, e mettendole a sistema, per appunto dirlo anche sinteticamente, cosa vediamo? Intanto vediamo che c'è la necessità di pedonalizzare le aree delle stazioni, la necessità di individuare o creare degli spazi verdi vicino alle stazioni, e si è vista come idea risolutiva, che non è proprio scontata, è quasi una cosa quasi irrealizzabile, diciamo anche per i costi, però in alcuni casi è stata anche realizzata, dopo vedremo dove, è l'interramento di parte delle linee ferroviarie in prossimità delle stazioni, delle stazioni ferroviarie, per superare il problema della divisione del contesto urbano. Infatti Andrea vi ha mostrato prima delle situazioni come Padova e Mestre, soprattutto, che sono le infrastrutture ferroviarie vanno a compromettere la continuità del tessuto urbano. Ecco, un modo per andare a risolvere questa cosa è proprio quella di interrare parte delle infrastrutture nei centri urbani, come si voleva e stava pensando di fare anche nella stazione di Valencia, dove c'è un importante e un grandissimo progetto che si sta appunto procedendo step by step per capire la fattibilità appunto dell'interramento della parte dei binari,
E anche appunto la stazione di Cordova è un bel esempio in cui la stazione la troviamo sotto terra, in pratica interrata, e questo consente la creazione di spazi pubblici in centro città, e ovviamente fa emergere anche problemi di capire chi deve gestire queste nuove aree, perché ecco il caso studio del più attuale che possiamo andare, se si cambia la slide, eccola qui, il più attuale è quello appunto delle stazioni francesi, dove andiamo ad analizzare un po' la situazione dell'equivalente di RFI, che è SNCF, e il gruppo interno che gestisce le stazioni ferroviarie GEC. Allora, intanto l'obiettivo un po' francese è quello di realizzare delle stazioni migliori per accrescere il vantaggio competitivo. E si inizia infatti a parlare di Urban Hub in Francia da qualche anno. Urban Hub, appunto, creare appunto degli spazi più vitali, come appunto abbiamo detto che sia uno spazio pensato per gli abitanti del quartiere, per i turisti, per i pendolari, con servizi e intermodalità. Però è stata fatta, ecco, uno studio interno, un'analisi interna alla società di GEC, appunto la società che gestisce circa 3.000 stazioni in Francia, e la principale carenza che è emersa è l'assenza di un dipartimento dedicato alla sostenibilità e allo sviluppo. Quindi, per intanto avvicinarsi a questo obiettivo di realizzazione di Urban Hub, si è pensato intanto che devono essere messi a sistema diversi obiettivi, quelli della società SNCF, quindi appunto, ripetiamo, delle ferrovie francesi, ma anche gli obiettivi del piano di sviluppo di Parigi, quindi una sorta di piano strategico, ecco, che deve mettere tutti messi a sistema. I consigli quindi quali erano? Quelli della creazione di un nuovo modello di business, poi realizzare un dipartimento di sostenibilità e sviluppo in GEC e costruire partenariati per le altre parti interessate, coinvolgendo coinvolte nello sviluppo sostenibile nelle città. Ecco, quindi in conclusione, cosa possiamo dire? Possiamo dire che gli ostacoli principali sono intanto l'assenza di politiche vincolanti per imporre alle istituzioni di impegnarsi in programmi di questo tipo. Quindi gli amministratori locali in qualche modo non sono ben incentivati per andare in questa direzione di sostenibilità delle stazioni. Inoltre, appunto, la mancanza e l'impossibilità finanziaria di realizzare un dipartimento di sostenibilità e sviluppo per questo motivo, appunto, è stato pensato di iniziare con un progetto pilota, individuando un territorio, sì, una città con un amministratore, un sindaco che sia appunto sensibile a queste tematiche di sostenibilità, e poi appunto nel lungo periodo, in caso, pensare alla realizzazione del dipartimento. Ma soprattutto, cosa indispensabile è capire, cioè andare un po' a raccogliere le informazioni e i pareri di chi abita e di chi vive nel quartiere, proprio per non lasciare escluso nessuno e non rischiare di andare a sprecare capitali enormi per sviluppare un'area con servizi o appunto inadeguati e non accontentare nessuno, appunto. Vi ringrazio per l'attenzione. Appunto. Va bene, vi saluto tutti, vi ringrazio. Poi Zampierone e Graziano ci sentiamo per degli aggiornamenti. Grazie a tutti, ci sentiamo. Buon lavoro, grazie. Arrivederci. Ciao, grazie. Arrivederci.